Avvocato Gianna Pina Benvenga, già sindaco di San Rufo, quindi amministratrice anche del Vallo di Diano, il problema della violenza contro le donne emerge in tutta la sua, diciamo, realtà anche nel Vallo di Diano, 80 casi di violenza denunciati da donne nel Vallo di Diano nell'ultimo anno al centro antiviolenza Aretusa. Ecco, dal vostro osservatorio privilegiato, sia come avvocato che come ex amministratrice, che cosa possiamo dire su questa realtà? Il fenomeno della violenza sulle donne è una piaga sempre aperta nella nostra società. Va detto subito, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio sono stati compiuti enormi progressi. Tuttavia, questi enormi progressi purtroppo non sono ancora sufficienti. Il fenomeno è ancora molto molto vasto e dobbiamo comunque avere chiara la percezione, la consapevolezza del fatto che ancora tutto quello che è stato fatto non è efficace, e quindi ci sono problemi sul piano della efficace degli strumenti che già ci sono. Ma io credo che bisogna fare una riflessione seria anche sul fatto che alcuni di questi strumenti non sono sufficienti proprio sul piano teorico, perché il reato di stalking, per esempio, cioè la legge sul reato di stalking, che prevede tutta una serie di strumenti di intervento, può garantire determinate situazioni quando la persona che pone in essere la condotta violenta è una persona il cui comportamento può essere inquadrato in un contesto di normalità, per quello che è il concetto di normalità che tutti riusciamo a comprendere. Ma quando rispetto a questo fenomeno c'è una condizione di patologia, allora lì sfugge. E su questo credo che bisogna fare ancora, lavorare molto, bisogna lavorare di più. Purtroppo i tempi della giustizia da noi, lo sappiamo tutti, sono un problema, ma in questo caso diventano, cioè, diniego di giustizia, perché la mancanza di tempestività della risposta rispetto a questo fenomeno significa negare giustizia senza mezzi termini. E io devo riscontrare rispetto a questo che c'è un problema di inquadramento generale, ma qualche volta c'è anche una sottovalutazione del rischio da parte degli uffici giudiziari, addirittura da parte di singoli magistrati. Vite sospese, ma veramente sospese. Cioè, io conosco episodi di persone che hanno difficoltà ad organizzare l'arredamento di una casa per non far percepire all'altra persona una volontà di sistemazione definitiva da qualche altra parte. Secondo lei, le donne in questo territorio denunciano più facilmente le violenze che stanno subendo? Negli ultimi anni è cambiato qualcosa da questo punto di vista, nella denuncia? Io credo che qualche denuncia in più c'è, però quando i casi sono, paradossalmente, più sono gravi e più si stenta a denunciare.